Buongiorno e bentornati a 7 giorni. Mancano ormai pochi giorni a Natale e per quelli di noi che sono ancora alla ricerca di regali o di semplici pensieri, i famosi mercatini di Natale costituiscono un'attrazione oltre che un'occasione di acquisto. Beh, il mercatino di Natale in Italia ce ne sono di famosi per i lavori di artigianato, è proprio la metafora, l'esempio che abbiamo scelto per introdurre l'argomento di oggi, un argomento in realtà molto serio, e cioè la progressiva scomparsa di arti e di mestieri molto antichi. Manodopera d'eccellenza che per decenni ha qualificato il Made in Italy nel mondo e che ora rischia di sparire senza lasciare eredi. Beh, noi oggi parleremo di questo, nella nostra puntata faremo un viaggio tra i mestieri, le arti più significative, tra le botteghe storiche che rischiano di sparire. Parleranno i protagonisti, ci aiuteranno a capire il perché di questo fenomeno, un fenomeno senza statistiche, e naturalmente daremo anche spazio al dibattito parlamentare, la cifra del nostro programma, per capire quali sono le soluzioni e le proposte all'esame del Parlamento. Beh, ma cominciamo subito il nostro viaggio, lo facciamo dalla Ciociaria, dove c'è uno degli ultimi costruttori di zampogne, insomma gli zampognari sono anche un po' i protagonisti del Natale. Ci conduce in questo piccolo viaggio Giuseppe Ardica. Siamo a Colle San Magno, a pochi chilometri da quella che fu la linea Gustav, dall'abbazia di Monte Cassino. Qui a Colle San Magno vengono costruiti strumenti musicali come le chitarre battenti, come i mandolini, come le zampogne e le ciaramelle, costruite e realizzate come avveniva decine di anni fa, come facevano i nostri nonni. Allarme, 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 chiamata di gendarme, e spara da lontano, scoppattata la campana. Allarme, 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 chiamate il gendarme. Con lo strumento fatto a mano, con una certa esperienza, riesci a dare un suono che con l'industria non puoi dare, che sono tutti in serie. Alcuni musicisti mi chiedono strumenti da concerto. In che senso? Se sono 10 mandoline, 10 chitarre, chi è il solista, diciamo quasi il più bravo? Lo strumento e il suono deve essere diverso dagli altri, si deve distinguere. Quanto siete rimasti in Italia a fare le chitarre a mano? Pochissimi, da quello che ho visto siamo pochissimi, siamo rimasti pochissimi e pochi ragazzi vengono vicino per apprendere, sono più anziani di una certa età che vogliono imparare che non ragazzini. Effettivamente ti dispiace che non tramandare il mestiere, non i piccoli segreti, ma il mestiere vero e proprio, dispiace. Stavo insieme al maestro Eugenio Bennato a casa di un altro musicista, ha suonato la mia chitarra classica e è rimasto incantato dal tipo di suono. Da tener conto che lo strumento quando è nuovo, fatto a mano, ci vogliono 2 o 3 anni che si apre, si espande il suono. Però il suono si espande col modo che c'è il suono, diventa personalissimo. La chitarra, lo strumento, il musicista diventa un unico corpo. Poi che bell'aria ne, bella serena. Che sta la notte per rubare le donne, che sta la notte per rubare le donne. È un hobby che ho avuto già da quando ero ragazzino, ho cominciato con la ciaramella, poi è passato un zampognaro qua a casa, mi ha lasciato una zampogna per restaurarla. Io con questa zampogna che ho restaurato ho approfittato per copiarla. Allora io ho approfittato quando lui me l'ha lasciata per restaurarla, per pulirla. E io ho preso tutte le misure, tutte mi sono costruito le utenze. Quando lui è tornato per riprendersi la zampogna, io l'ho fatto trovare una costruita da me. E suonava meglio quella che avevo fatto io con quella sua. Mi dica una cosa, secondo lei fra 30 anni, fra 50 anni, chi è che costruirà più zampogne? Secondo me nessuno, perché i giovani non si mettono avanti a costruire, a fare, non parte nessuno. E allora finisce tutto. Molti antichi mestieri sono naturalmente legati, radicati alle singole realtà del nostro paese. È il caso di un centro vicino Roma, famoso per la lavorazione del cuoio, una storia antica insieme affascinante che ci racconta Adriano Montibuzzetti. Vediamo.
semplice feeling, di più. L'artigianato qui è questione di pelle, nel vero senso della parola. Un'ora da Roma, 5200 anime, uno scrigno di memorie medievali su radici etrusche e romane. Siamo naturalmente a Tolfa, nome che nel centro Italia e non solo evoca subito lei, la katana. Non la spada dei samurai, ovviamente, ma l'antica e celeberrima borsa di cuoio che qui si produce, con tanto di marchio che la lega al territorio. Storia bizzarra la sua, nata secoli fa come tascapane dei butteri, pastori a cavallo della campagna romana e maremmana, in tandem con l'eschimo fu feticcio di appartenenza politica durante gli anni caldi della contestazione studentesca, per poi finalmente risorgere senza altre etichette che quella di uno stile conosciuto e apprezzato anche all'estero. La katana però è solo uno dei tanti fiori all'occhiello di una tradizione cuoiaia legata in origine ai bisogni dell'antica civiltà contadina, ma ora aggiornata anche a quelli del presente. Ci sono delle borse da lavoro, borse da viaggio, c'è tutta l'oggettistica legata alla tradizione del cavallo che diciamo rappresenta un prodotto di qualità che ha una richiesta crescente. Io e mio fratello siamo la terza generazione in pratica che fa questo mestiere e siamo figli d'arte. Lo faceva mio nonno dal principio e questa, come potete vedere, è una sua borsa che ha più di 50 anni ormai, che lui ci andava anche in campagna, ci faceva di tutto. Oggi come oggi sono da solo. Se c'è stata una scuola ci potrebbe essere stato un seguito poi. Non è mai troppo tardi però. Beh, io spero di no. Certo, si è perso un po' troppo tempo. I primi clienti, come il primo amore, non si scordano mai. Logico dunque che una parte della produzione non dimentichi il legame ancestrale col cavallo e con i butteri. I leggendari gauchos di casa nostra che sulla Bardella, la tradizionale sella tolfetana, più di un secolo fa oscurarono con le loro prodezze equestri persino i cowboy di Buffalo Bill in un'epica disfida alle porte di Roma. Anche qui un mestiere antico da preservare che con i manufatti in cuoio di Tolfa mantiene un'osmosi profonda. Ci occupiamo di finimenti di cavalli, soprattutto della sella maremmana, che è venduta in tutta Italia e soprattutto anche all'estero. Ultimamente ha preso piede in Germania. Per fare ognuna di queste selle ci vogliono circa 80 ore di lavorazione. Un compagno di lavoro quotidiano il cuoio. Eh sì, diciamo di sì. Sia il cavallo che il cuoio. Ancora usiamo oggi per domare i nostri cavalli e usiamo per andare a cavallo. Io ho 83 anni. Ancora ho a Fienà 50 vacche, io ancora ho le selle, ho le brici, ho tutto. Il rapporto era come fossero state la penna per chi scrive, non so se ne rendo l'idea. La sella maremmana è una cosa bellissima, perché noi corriamo dietro alle branche di cavalli e vacche con la sella maremmana che è come una poltrona, invece adesso va di moda l'americana, va di moda quelle selle inglese che non... Cavalcante non ci può stare sopra, quelle sono selle da passeggio, diciamo. Dal cuoio alla carta, ora vi parliamo dei libri preziosi e della difficile arte di tenerli in vita. Sentiamo Claudia Mazzola. C'è quest'opera del Muratori, scritta nel 1700, gli annali d'Italia dal principio dell'era volgare fino al 1750, che sono circa 14 volumi. E questo è un pezzo che uno trova in questa libreria, non trova nelle altre librerie? Sì, almeno potrebbe trovare in qualche altro antiquario. Questi sono tutti testi in latino e in greco. Tutti in lingua originale, è una collana tedesca che da tantissimi anni, dal secolo scorso, che pubblicava questi libri. Chi è che li compra? Questi sono i professori studiosi di latino e greco. Che cosa offre in più al cliente che entra rispetto alla libreria di una grande catena? Beh, noi siamo specializzati. In che cosa siete specializzati? Abbiamo libri di filologia classica, archeologia, antichità classica, medioevo, storia medievale, scienze umanistiche in genere. Le novità ce l'abbiamo anche noi. Il libro che c'ha 10 anni, io sfido qualsiasi persona ad andare in una libreria senza fare i nomi, ma insomma di queste catene. Un libro di 10 anni è difficile che ce l'hanno. Di anni questa libreria ne ha 125. A Roma, per essere annoverata nell'elenco delle 140 botteghe storiche, ne bastano 50, purché si mantengano gli arredi originali e non si modifichi il tipo di attività. Il problema è il canone di locazione. Se uno non è di proprietà
le mura non sono proprietà. Voi quanto pagate all'incirca per... Noi sui 4.000 euro paghiamo. Il comune di Roma, come i comuni di molte altre città, ha stanziato dei fondi, diciamo, per aiutare le botteghe storiche. No, ci ha aiutato 10-12 anni fa e adesso ci dovrebbe arrivare un altro aiuto. Perché se non riuscite a sostenere dei costi così elevati, non pensate di trasferirvi da un'altra parte? Ma è una libreria che ha più di 100 anni, dove andiamo? Ha una logica rimanere qui, anche perché il centro, avete visto come è ridotto, insomma, via del Corso, le magliette dei calciatori, i negozi di cinesi. Io credo che sia importante per la città mantenere dei negozi di un certo livello. Questo è un testo di che epoca? Questo diciamo intorno al 1800. Voi che cosa gli avete fatto a questo libro? Abbiamo rifatto la coperta in cuoio, un ripristino di alcuni quinterni. Questo è del 1837, è un testo francese, è un libro con la coperta danneggiata. Maurizio Somiglia ha 41 anni, da quasi 5 lustri fa il restauratore nel centro di Roma, con una media di 600 libri all'anno. Strano che una persona così giovane abbia scelto questo mestiere. Io l'ho scelto in verità all'età dei 18 anni, lo faceva mio zio. Quanti sono i restauratori di libri qui in centro? Ci sono soltanto io, al momento. E come mai? Perché quelli che conoscevo sono andati per limiti di età, insomma, sono andati in pensione. Eppure in questa bottega, affittata da una confraternita ad un prezzo ragionevole, oltre al titolare lavorano 3 dipendenti, giovani, italiani, con titoli di studio di tutto rispetto, finiti qui per caso e rimasti qui per scelta, perché oltre ad un mestiere, restaurare testi, è una passione. La clientela varia da professionisti a collezionisti a biblioteche a enti e fondazioni. Il prezzo cambia a seconda dell'intervento. Ci guadagna con questo mestiere? Ci sopravvivo. E così, oltre al restauro, Maurizio Somigli si occupa anche delle rilegature. Impaginare, cucire, incollare tesi universitarie e atti notarili ha poco di artistico, ma molto di remunerativo. Da dove viene il guadagno maggiore? Dalla rilegatura. Questa è un'incisione a caldo, in oro. E l'avete fatta sempre voi? L'abbiamo fatta noi, sì. Prima c'era proprio un mestiere, che era il duratore, e faceva soltanto le dorature. Il duratore è scomparso quello come mestiere? Sì. Se lei deve pensare magari al futuro? I 18 anni che faccio questo mestiere, 18-20 anni, insomma, c'è sempre stato lavoro, non sono mai stato un giorno fermo. Una parte fondamentale del nostro programma, ormai lo sapete, è dedicata al confronto parlamentare, alle proposte che la politica e le istituzioni offrono per la soluzione dei diversi problemi. E noi oggi siamo collegati con il Senato, con Fulvio Meconi e con i nostri ospiti. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno dallo studiolo Rai del Senato. Vi voglio presentare innanzitutto i nostri ospiti. Con noi il senatore Giorgio Rosario Costa del Popolo della Libertà. Buongiorno. E l'onorevole Fabio Evangelisti di Italia dei Valori. Allora, con loro vogliamo discutere della risorsa culturale ma anche economica degli antichi mostieri, delle botteghe storiche che rappresentano un po' il tessuto vivo delle nostre città. Alcuni dei motivi delle difficoltà di questo settore li abbiamo visti nei servizi, altri li vedremo più avanti, ma quello di cui vorrei parlare subito con i nostri ospiti è che in Parlamento c'è attenzione a questi problemi da parte di tutte e due gli schieramenti. Ecco, un'attenzione che poi si esplicita con alcune proposte di legge per intervenire. È così, senatore Costa? Sì, sì, è evidente che il Parlamento, che è lo specchio della realtà della società civile, quindi anche della società che produce, non può non rilevare le esigenze che vengono dal mondo del lavoro correlato con i mestieri storici, con i mestieri tradizionali, che evidentemente per essere storici abbisognano di una particolare attenzione, non anche di un sussidio, quanto di una doverosa attenzione per la rivitalizzazione degli stessi mestieri e per la traslazione nel tempo. Perché? Perché poi rendono servigi e attività che sono utili anche alla società di oggi e all'economia moderna. E guai se dovessero
dovessero venire meno, perché poi in quel caso inventarli significherebbe creare un falso come attività produttiva, creare un falso come prodotto correlato. E non è casuale che le botteghe che abbiamo viste nel filmato o le attività esercitate di cui al filmato che abbiamo visto siano correlate con i centri storici tradizionali, vale a dire con un habitat particolare che evidentemente è condizione essenziale per la location, si direbbe cinematograficamente parlando oggi, ma per dire che è necessario anche considerare la rivitalizzazione dei centri storici come condizione essenziale per la sopravvivenza e per il rilancio delle attività produttive storiche tradizionali. Bene, onorevole Evangelisti, ecco, la tutela delle botteghe storiche è importante anche per la tutela poi dei centri storici delle nostre città, ma anche per il mantenimento, la valorizzazione di professionalità che sono di altissima specializzazione, altissima qualificazione. Ecco, questo naturalmente è un tema bipartisan, è così, Evangelisti? Io sono d'accordo che bisogna avere un approccio non ideologico e non di contrapposizione, però il problema è soprattutto culturale. Guardi, io vengo da una realtà, Massa Carrara, Carrara, e vedo la fatica che si fa ogni anno per iscrivere la quantità minima di studenti all'Istituto d'Arte, alla Scuola del Marmo, perché non ci sono più artigiani addetti alla decorazione, alle statue, eccetera, se non stranieri che arrivano ad imparare un mestiere. Però quando parlo di una politica culturale, sono preoccupato ad esempio di una realtà come Firenze, e si fanno allora delle scelte che sono sbagliate nel profondo. Noi abbiamo in questi anni costruito dei non luoghi, penso soprattutto ai grandi centri commerciali e penso ai cosiddetti outlet. L'estate scorsa mi è capitato di constatare che una nave di turisti in crociera sbarcati a Livorno volevano andare a Firenze, li hanno caricati su un pullman e li hanno portati all'outlet di Barberino del Mugello. E allora capisce, se queste sono le scelte, noi possiamo pensare a incentivi, a defiscalizzazione e quant'altro, i nostri centri storici moriranno e con loro la presenza dei piccoli negozi e di tutte le attività artigianali. Bene, speriamo comunque così non sia, comunque andiamo avanti con gli altri servizi perché ci proporranno ora altri problemi di questo settore. Da nord a sud, l'abbiamo un po' assentito anche negli interventi dei nostri ospiti, ogni regione d'Italia è ricca di tradizioni antiche e affascinanti. Noi cominciamo un piccolo viaggio da Torino, una città famosa per tanti motivi, tra questi c'è anche la lavorazione del cioccolato, un'arte, qui la definiscono, che si tramanda di generazione in generazione, come ci racconta Chiara Capuani. Il profumo lo si sente subito ed è davvero irresistibile, tanto quanto l'essere circondati da fontane di cacao, da cioccolatini di ogni gusto e forma, che prendono vita dopo un lungo e meticoloso processo di lavorazione. Qui, in questo laboratorio di Torino, dove produrre cioccolato è prima di tutto un'arte più che un lavoro, lo fanno da quasi 50 anni. Perché, come ci dice con orgoglio il padrone di casa, che ha ereditato questo mestiere dal padre, con il cioccolato è stato amore a prima vista, fin da bambino. È stato un mestiere che mi sono trovato addosso. È stato un mestiere che mi sono trovato addosso, io tante cose le so e senza che nessuno, che mio padre, me le abbia mai insegnate, ma perché le ho recepite, le ho respirate, non so. La cioccolata è un prodotto bisbetico, io lo definisco bisbetico proprio perché patisce gli sbalzi di temperatura, l'umidità, il caldo, il freddo, per cui va accarezzata tutti i giorni con lo stesso rigore, con la stessa puntualità. Non ci si può inventare cioccolatieri, bisogna saperla maneggiare la cioccolata. Un tempo in queste stanze c'erano donne con il capochino intente ad incartare cioccolatini, uno ad uno. Ora anche gli artigiani non possono fare a meno della tecnologia, che anzi richiede investimenti molto elevati, ma è fondamentale saperla coniugare con la tradizione. Si parte dunque con la scelta delle materie prime, che devono essere le migliori, a prescindere dal prezzo, per arrivare alle fasi di produzione, che devono essere seguite con rigore assoluto, passo dopo passo. Questo è il valore aggiunto che può dare un artigiano,
che è appunto la correzione di eventuali piccole sfumature in corsa e che danno poi il valore aggiunto sul prodotto, un po' come il liqueur per chi produce lo champagne. È vero che i suoi dipendenti devono assaggiare tutti i cioccolatini nelle varie fasi? Sì, è tassativo e sono allenati proprio ad assaggiare, perché comunque qui dentro, al di là di tutto l'aspetto tecnologico, l'ultima parola è sempre quella del palato, quindi è del gusto, e quello è quello che ci conduce. Cioccolatini al latte, extra bitter, ripieni o ricoperti e ancora cremini al sale e all'olio extravergine di oliva, ganache aromatizzate al tè, al vermut o allo zafferano e poi naturalmente un tripudio di gianduiotti. Inconfondibili quelli che vengono prodotti dagli artigiani perché hanno una forma irregolare. Sono proprio loro il fiore all'occhiello dei cioccolatieri torinesi, prodotti che hanno conquistato anche i mercati esteri, dagli Stati Uniti al Giappone. La pasta ha una viscosità molto particolare, molto densa. L'unico modo per produrre il gianduiotto è quello di usare queste testate di collaggio che permettono al cioccolatino di rimanere con un equilibrio termodinamico in piedi, quel tanto che basta per entrare in frigorifero e consolidarsi. Certo, esiste anche la grande industria che conquista importanti fette di mercato e notoriamente non rende la vita facile agli artigiani in tutti i settori. E non aiuta neanche la decisione della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per aver autorizzato l'uso della dicitura cioccolato puro su quei prodotti che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Ma i maestri cioccolatieri non demordono affatto, animati dalla passione e forse anche da quell'ottimismo benefico che proverbialmente infonde la cioccolata. Da Torino andiamo al sud, a Campobasso. La tradizione, si sa, si trasmette anche attraverso il cibo e mai come in Italia cucina è sinonimo di tradizione e cultura, come ci racconta Cristina Prezioso. Questa è una pasta fatta in casa, è una pasta senza uova, soltanto acqua e farina. È una pasta diciamo tipica proprio di Sernina, in quanto si chiamano sagnette. Poi usiamo dei fagioli che sono tipici nostri molisani, i sernini, che si chiamano fagioli a tabacco. Poi in un pentolino a parte mettiamo aglio, olio e peperoncino e facciamo sfriggere. Una volta che il peperoncino, l'aglio e l'olio è ben sfritto, lo versiamo nel contenitore con la pasta e i fagioli. Piatti della cultura e tradizione molisana, dove gli ingredienti segreti sono quei legumi e quegli ortaggi che solo in queste campagne si coltivano, come la cipolla piatta, dolce e ricca di acqua. Proprio dall'antico nome sannita dell'acqua, Iser, viene il nome di Isernia. 22.000 abitanti e un centro storico che ormai vive solo grazie all'immigrazione dall'Europa dell'Est. I locali tipici del borgo sono sempre meno e con gli affitti sempre più cari. Questo immobile esiste dal 1620, questo è stato ritrovato un documento storico che dichiara che qui in questo locale già c'era la possibilità di poter acquistare degli alimenti. Essendo un locale storico pensavamo che potevamo avere delle agevolazioni fiscali, ma invece non abbiamo avuto assolutamente nulla. Qualche anno fa i fratelli Antenucci hanno deciso di acquistare il locale per non dover più pagare l'affitto. La regione aveva stipulato anche delle convenzioni con alcune banche per offrire ai commercianti mutui agevolati, accordi però che in questo caso non sono stati rispettati dagli istituti di credito. Ma gli Antenucci non si sono arresi e con qualche sacrificio in più oggi stanno realizzando il sogno di lasciare queste mura ai loro figli, la quarta generazione di ristoratori. Il nostro viaggio ideale ci riporta al nord, questa volta a Trieste, il servizio di Carlotta Tamberlich. Siamo qui a Trieste con Pietro Spirito. Pietro, dove ci sta portando? Vi sto portando al buffet da Pepi. È il più vecchio, uno dei più vecchi, più antichi locali di Trieste. Risale al 1000, è aperto dal 1897. Ed è un locale caratteristico per il tipo di offerta di cucina che ha. E di locali di questo tipo ce n'erano diversi. Locali come questo un tempo ce n'erano tanti, oggi invece siete rimasti da soli, perché? Ma perché? Perché col passare degli anni cambiano le mode, cambiano le tradizioni, è sempre più difficile trovare la professionalità delle persone. Ecco, una tradizione che rischia di scomparire, però finché Pepi rimarrà aperto. Ma sì, finché ci siamo noi ci sarà sempre che questo, guarda.
Usciamo dal locale e continuiamo il nostro giro per Trieste alla ricerca delle antiche tradizioni. Qui siamo Piazza del Ponte Rosso. Questa era una piazza in pieno centro città dove tradizionalmente venivano quelle che a Trieste venivano chiamate le venderigole, cioè praticamente dei chioschi, come li vedi, come i pochi che vedi adesso, chioschi di frutta, di verdura, di fiori, di pesce. Era proprio, diciamo, il polmone popolare in una zona in realtà che era già la Trieste borghese. Da Ponte Rosso ci spostiamo poi alle porte della stazione. Potremmo definirlo l'ultimo dei Gensinari, anche se la definizione non è molto appropriata, perché i Gensinari sono stati un fenomeno tipico degli anni 70 a Trieste, cioè quando c'era ancora la Jugoslavia socialista, venivano migliaia di acquirenti, diciamo, qui si diceva da oltre confine, quindi anche dalle regioni più interne della Jugoslavia, per acquistare a Trieste soprattutto jeans. Ora questo fenomeno è praticamente scomparso, però è rimasto questo locale che, come potete vedere, è un negozio dove si vende abbigliamento a prezzo stracciato. Qui invece siamo in uno degli unici stabilimenti al mondo dove c'è ancora la divisione tra uomo e donna. Sì, credo che questo sia proprio l'unico stabilimento balneare al mondo dove c'è una rigorosa divisione tra uomini e donne. Qui siamo nel settore riservato alle donne e oltre quel muro c'è il analogo settore riservato esclusivamente agli uomini. I triestini sono gelosissimi di questo muro, è stato definito l'ultimo muro d'Europa. Questa è una delle poche tradizioni non che scompare, ma che anzi resiste a oltranza. Torniamo al Senato, abbiamo visto realtà diverse, ma salvo qualche eccezione il tema che ricorre è un po' quello del disinteresse delle nuove generazioni. Ecco, viene da chiedersi se la scuola nella sua attività di orientamento professionale non abbia una qualche responsabilità nel sottovalutare il lavoro manuale. Lo chiedo a lei, senatore Costa, cosa ne pensa? Beh, diciamo che più che la scuola e la società civile che è fuggita rispetto ai mestieri tradizionali, perché la massificazione della società ha determinato le famiglie ad orientare i ragazzi verso corsi di studio che non erano inerenti all'artigianato. Ma adesso c'è un ritorno sensibile. Io vedo anche nel mio territorio, in Puglia, nella provincia di Lecce, dove la scuola professionale si accosta sempre di più ai bisogni dell'artigianato e quindi alla domanda di formazione. E a questo riguardo ci gioverà moltissimo anche la riforma Gelmini, quella che consente di avere l'ultimo anno di scuola applicato alla formazione. Sicché se si va nella scuola, per esempio, d'arte, nell'Accademia delle Belle Arti, nelle scuole professionali, si trovano corsi come quello, per esempio, della cartapesta, come quello anche dell'artigianato tradizionale. Il problema è fare in modo che ci fosse una domanda di questi prodotti. E torno sull'argomento a me molto caro, per il quale peraltro non ho mancato di presentare un disegno di legge, per il quale spero in un finanziamento con i fondi strutturali, quello della rivitalizzazione dei centri storici. Se noi riuscissimo a rivitalizzare i centri storici con un minimo di contributo, avremmo la possibilità di creare l'habitat ideale per le botteghe artigiane e anche la creazione di veri e propri villaggi turistici che potrebbero consentire la destagionalizzazione della stagione turistica di cui tanto ne abbiamo necessità. Evangelisti, abbiamo visto nei servizi che le persone che lavoravano in queste botteghe sono persone anziane o di una certa età e tutti lamentano il fatto che non hanno apprendisti. Il senatore citava prima la riforma Gelmini con il fatto che ha introdotto l'ultimo anno di scuola dell'obbligo per in apprendistato. Questa secondo lei è una soluzione? Va in questa direzione oppure no? Guardi, avevamo detto che avremmo avuto un approccio bipartisan. Se cominciamo a parlare della Gelmini, allora ci scateniamo e diciamo tutto il male possibile delle sue proposte di riforma che secondo me hanno ammazzato definitivamente la scuola, soprattutto la scuola pubblica, perché ha privilegiato un'idea privatistica della scuola e dell'istruzione e fa dei nuovi ignoranti, non persone pronte ad entrare nel mondo del lavoro. Tutto questo io volevo però recuperare
dagli interventi che ci sono stati, spezzoni davvero interessanti questi che abbiamo visto, anche pieni di cultura e di saggezza popolare, ma non soltanto, penso al libraio di Roma, ha detto cose interessantissime, ha fatto l'esempio di Via del Corso con le magliette dei giocatori, insomma siamo dentro una piena trasformazione del modo di essere, di intendere la cultura di una città e la vitalità di una città. E allora questo influisce anche sul lavoro e sui lavori. È difficile a Roma trovare un pizzaiolo oggi che non sia egiziano. E allora dobbiamo fare i conti con questa realtà in mutamento. E nel mutamento e nel cambiamento e nel progresso ovviamente qualcosa si perde e qualche cosa. Cioè, a me ha colpito stamani sentire che l'uomo dell'anno della rivista Times è Zuckerberg, che è l'inventore di Facebook. Un prodotto immateriale, però una grandissima innovazione. Costa, il problema della scuola ne abbiamo parlato prima, però c'è la possibilità di rendere questi antichi mestieri, queste botteghe storiche, in qualche modo appetibili per un giovane? Sì, sono appetibili nella misura in cui c'è un richiedente il bene che va a produrre. Perché ciò accada, ripeto ancora, si consideri la possibilità di recuperare la vitalità nei centri storici. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto interessante nel territorio dell'Unione Europea, quello dei cosiddetti piani urban, i piani che hanno rivitalizzato le grandi città, i capoluoghi, in Puglia per esempio, così come in altre regioni, ma in Puglia io conosco bene la realtà di Bari, di Lecce e di Taranto, dove la rivitalizzazione del centro storico ha consentito la nascita e il recupero delle botteghe artigiane di una volta. Quei centri storici venivano fuggiti, abbandonati, non si riusciva a trovare nemmeno il farmacista disposto ad andare al centro storico. Con la rivitalizzazione noi abbiamo avuto di nuovo il ritorno all'utilizzo anche in chiave commerciale e artigianale del centro storico e la vivacizzazione delle botteghe artigiane. Evangelisti? Ma stavo pensando al liutaio, come farà a produrre i suoi strumenti quando ad esempio questo governo ha tagliato gli enti lirici, le accademie e quindi ci sarà meno possibilità di esportare la musica, soprattutto la musica classica che è un vero e proprio prodotto profondo della cultura italiana in giro per il mondo. E quindi è chiaro che c'è una trasformazione e dentro questa trasformazione o c'è un di più in termini di innovazione o si troverà chiunque. A Pechino, anziché a Shanghai, pronto a produrre gli stessi prodotti ad un prezzo assolutamente più basso dei nostri. Bene, io vi interrompo, ci fermiamo un attimo qui perché avremo altri spunti di riflessione dallo studio di Sachs e riprenderemo questo confronto tra qualche istante. Eh sì, noi torniamo in Ciociaria per vedere una realtà veramente interessante. Qui sembra di fare un passo indietro nel tempo, nella lavorazione a mano dei mattoni e nelle fornaci a legna, insomma un po' come si faceva nell'antichità. Ce ne parla Giuseppe Artica. Usciva il ragno dal ragnaio e si mangia la mosca dal moscaio. L'azienda esiste già da molto tempo. Diciamo, noi abbiamo documenti relativi proprio a questo tipo di fornace che è risalente al 1731 in cui si parla già di commercio in forma industriale di produzione. Perché mantenere questo tipo di forma? Perché il mattone viene meglio. È la stessa differenza che c'è tra la crostata della grande ditta della distribuzione, la crostata della pasticceria e la crostata della nonna. Quello che serve è passione certamente, ma soprattutto la voglia di fare questo tipo di lavoro, di dare un prodotto che si è dimenticato. E questo è il concetto che va preservato nell'artigiano, cioè volerlo fare. Perché? Perché ovviamente ci sono in molti campi altri vantaggi. Nel nostro campo il vantaggio è che il mattone resiste 500 anni e più come quelli che facevano i romani, facevano i bizantini, facevano i babilonesi e così via. Dopo l'estrazione in cui si estrae dal terreno l'argilla e anche i sassi di tufo che vengono macinati in modo da non buttare via niente, si arriva a un'argilla, diciamo, plastica malleabile. E di lì in poi è lo stesso lavoro che fa lo scultore, il ceramista, eccetera. Noi facciamo dei mattoni.
mattoni di vario genere, ne abbiamo più di 1000 modelli. Bisogna saperli modellare, bisogna sapere l'impasto se è al punto giusto e alla maniera giusta quella di realizzare con un dato stampo il dato mattone, oppure a volte insomma, si inventano dei trucchi, si può usare uno stampo di metallo, uno stampo di gesso, uno stampo di silicone, perché no? La maggior parte comunque sono di legno. C'è un'arte davvero antichissima che è quella della lavorazione del merletto a tombolo. Noi siamo andati a scoprirne i segreti in una regione che ancora cerca di custodirli e tramandarli. Sentiamo Cristina Prezioso. Il tombolo a Isernia è arrivato intorno al 1300-1400 ed è stato portato dalle suore di Santa Maria delle Monache e di Santa Chiara. Lo insegnavano le anziane ai piccoli e quindi si iniziava a lavorare, diciamo, dai 5 ai 6 anni era bello stare nei vicoletti perché ecco, si sentivano questi rumori dei fuselli, cosiddetti in dialetto rotumarieglie. Ore e ore trascorse ad intrecciare fili per disegnare le sottili trame di un fiore o di una farfalla. Più che un mestiere è un'arte quella della lavorazione del merletto a fuselli, conosciuto anche come tombolo dal nome del cuscino cilindrico sul quale si esegue il pizzo. Un lavoro che per secoli è stato un passatempo per le donne, ma che serviva anche a contribuire al bilancio familiare. Quando ho iniziato avevo la bellezza di 5 anni. Dopo una settimana sono riuscita a lavorarlo proprio bene e ho fatto degli angoletti e mi ricordo che prima ci stavano, noi le chiamavamo le merlettaie, che ritiravano questi merletti. E insomma, in un giorno ho guadagnato la bellezza di 25 lire. Un lavoro pregiato, ma poco remunerativo, quello della merlettaia specializzata nel tombolo. Una tovaglia da pranzo infatti può costare dagli 8 ai 20.000 euro, ma per realizzarla occorrono dai 2 ai 3 anni. Io e mia sorella, la mamma, insomma in famiglia, lo lavoriamo, lo mettiamo anche su stoffa e cerchiamo ancora di portarla avanti, anche se insegnando ad altre ragazze, vengono magari una settimana o due, poi vedono che non ce la fanno e quindi si ritirano. Hanno formato, non so, delle cooperative, però poi insomma hanno chiuso perché giustamente non ci vanno persone a lavorarlo e quindi chiudono. Per mantenere vive professionalità e tradizioni, Maria ha trasformato la sua bottega in un piccolissimo museo. Ma quello che chiede è l'intervento delle istituzioni. Noi abbiamo a Isernia, per esempio, questa è una mia idea, però stiamo cercando adesso anche di confrontarci con quella che è l'esigenza reale scolastica, l'Istituto d'Arte, che diventerà liceo artistico adesso con la riforma scolastica, possa inglobare in sé, oltre alle ceramiche, oltre al ferro, oltre alla moda, oltre al taglio, anche il merletto di Isernia, il tombolo. Di idee e progetti ce ne possono essere tanti, ma il problema resta quello delle risorse economiche, senza le quali anche prodotti di artigianato ricchi di storia come questo rischiano di essere confinati nelle teche di un museo. E noi continuiamo il nostro viaggio, andiamo vicino a Bologna per visitare un museo che conserva la memoria di mestieri antichi e ormai abbandonati. Ce ne parla Maurizio Severino. Sono tradizioni e costumi ormai dimenticati o che per arrivare fino a noi si sono trasformati nel corso del tempo, che parlano della vita dei nostri antenati attraverso arti e mestieri del passato, arrotini, falegnami, fabbri, barbieri, con i loro strumenti di lavoro, le loro botteghe, che raccontano pagine di storia. Nel 1730, in seguito a una bolla papale, fu proibito ai contadini della zona di tessere la canapa, il filo della canapa e quindi produrre la tela. Allora i contadini, per poter racimolare qualche soldo per comprare le necessità che loro stessi non erano in grado di produrre, quali petrolio, olio, sale, e cominciarono a utilizzare i materiali che trovavano sul territorio, appunto il grano. E costruivano queste lunghe strecce che poi venivano misurate in quella misura che si chiama appunto metro e venivano avvolte 20 volte, per cui risultavano lunghe 40 metri. Il Museo delle Arti e dei Mestieri di Pianoro da diversi anni raccoglie le testimonianze e gli oggetti della civiltà contadina e artigianale delle vallate della montagna a sud di Bologna. Lo spazio espositivo è un vecchio fienile ristrutturato nel quale, grazie alla collezione raccolta da Pietro Lazzarini e a successive donazioni, sono stati creati 3 percorsi tematici: la casa rurale, i lavori agricoli e le attività artigianali.
con mille curiosità e una storia per ogni oggetto, secondo lo spirito di ogni vero museo, quello cioè di guardare al passato per insegnare ai giovani. Vedo che a scuola si studia la storia. Bene, la nostra storia, la storia del nostro popolo contadino, che è una storia millenaria, non è conosciuta. E pensavo allora che fosse opportuno che i nostri figli, i nostri nipoti, conoscessero la vita e quindi la storia, perché la storia è poi fatta di quotidianità, di vicende di tutti, come lavoravano, cosa mangiavano, come si scaldavano. E quindi questo edificio, col museo che ospita, è nato soprattutto con una funzione didattica, educativa. Spesso la memoria è un modo per salvaguardare l'identità di un paese ed è più preziosa se il rischio è stato quello di essere cancellati. La memoria a noi è stata strappata dalla guerra, il fronte si fermò nel 1944 a Monghidoro, qui c'è la linea gotica, quindi i bombardamenti distrussero completamente la Pianoro che allora conoscevamo. Intorno al vecchio fienile oggi c'è una Pianoro moderna ed è solo lì che si può ricordare o conoscere la vita di un tempo, magari per distinguere le cose che hanno rappresentato un reale progresso di civiltà da quelle di cui potremmo tranquillamente fare a meno, anche se oggi ci sembrano indispensabili. Torniamo a collegarci col Senato. Avete parlato prima di una realtà in mutamento, soprattutto lei, onorevole Evangelisti, ha parlato di una cultura che in qualche modo penalizza i saperi antichi. Pensi che poco tempo fa degli famosi stilisti, durante una sfilata, hanno provocatoriamente trasmesso delle immagini in bianco e nero, durante la sfilata, delle sarte che lavorano gli abiti da sera, con un richiamo voluto ad un'arte di cui nessuno parla. Ecco, ma le chiedo, come si fa concretamente a recuperare o comunque a evitare di perdere quello che per l'Italia è certamente un valore aggiunto? Ma guardi, se andiamo in giro per il mondo, l'Italia viene ricordata e apprezzata soprattutto per l'arte, l'abbigliamento e l'alimentare. Dietro queste tre parole c'è una cultura millenaria che ovviamente non si può né cancellare con un decreto e neanche rivitalizzare con un decreto. Bisogna saperla accompagnare nelle sue trasformazioni. Io mi emoziono quando vedo filmati come questo dedicati agli antichi mestieri, però penso anche al dolore, alla fatica, al sudore, alle lacrime che stava dietro un carro, dietro un aratro, dietro una sega per tagliare la legna. E allora non è che possiamo pensare di fermarci, dobbiamo soltanto rivitalizzare, innovare. E lo dicevo prima nel passaggio in cui dicevo che la sfida con i paesi emergenti noi la possiamo vincere soltanto nel di più, nella conoscenza, in quello che in inglese si chiama il know-how, quel di più di innovazione, di conoscenza nell'arte, nell'agricoltura o alimentare e nell'abbigliamento che da sempre ci caratterizza. È il genio dell'artista che fa la differenza, non il numero dei capi prodotti. Ecco, Costa, è d'accordo anche lei sul fatto che tutelare questo mondo poi significa di fatto tutelare quello che è l'embrione del Made in Italy? Beh, diciamo che andando in giro per l'Italia, e a noi parlamentari capita frequentemente, e andando in giro per i nostri collegi si trovano iniziative come quelle che abbiamo visto, vale a dire l'accensione di musei, e che non è un fatto casuale, è un fatto che sta a significare che c'è tutta una cultura, un fermento tendente a recuperare il passato e a rilanciarlo per l'avvenire. Ora, la sensibilità degli enti locali non fa mai difetto, per quanto mi è dato vedere e sapere, e vedo ovunque iniziative tendenti non soltanto a recuperare ma anche a mantenere l'esistente. Il problema è dare una logica di convenienza economica a questo sforzo che l'ente locale compie nel momento in cui asseconda il recupero, il mantenimento o la nuova formazione. Ora, con riferimento alla riforma e anche alla critica di parte formulata dal collega alla riforma della scuola, io
non vorrei risentirci magari qua stesso con il collega fra 10 anni. E come tutte le riforme prenderemo atto che potrà aver fatto difetto per certi aspetti, ma non per altri. Ma certamente va nella direzione, ed è la prima volta che accade, di recuperare l'arte, il mestiere, la bottega artigiana insieme alla scuola, della quale a momenti ne abbiamo avuto in abbondanza. Bene, con questo augurio si conclude il nostro tempo a disposizione. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti, il senatore Giorgio Costa del Popolo della Libertà e l'onorevole Fabio Evangelisti di Italia dei Valori, e ridò linea allo studio. Grazie. Noi vi lasciamo come sempre alla rubrica sui 150 anni del nostro Parlamento, ma 7 giorni non torna sabato prossimo, sospende per la pausa natalizia, l'appuntamento è al 15 gennaio e da parte della redazione naturalmente a tutti l'augurio di un sereno Natale. Arrivederci. Io sono molto esperto e molto scaltro, come tanti bei. Se l'orizzonte si fa scuro e tetro, come tanti bei. Se l'orizzonte si fa scuro e tetro, come tanti bei. Io mi dimetto e fo ministro un altro, come tanti bei. Scene di satira d'inizio secolo. È il 1908. Lo spettacolo di rivista Turlo Pineide così prende in giro il presidente del Consiglio. Così si burla di Giovanni Giulitti. Amato e odiato, discusso e rivalutato, è certamente dopo Cavour lo statista più autorevole dell'Italia dell'epoca liberale. 5 volte capo del governo, la sua passerà alla storia come età giolittiana, una fase nuova della politica italiana che coincide con una crescita sociale ed economica del paese mai registrata prima. La politica e il potere Giovanni Giulitti li respira da sempre, da quando, giovanissimo, grazie allo zio politico, passeggia sotto i portici di Torino con Cavour. Ma lui è di un'altra generazione, la politica non è grandi progetti ed ideali. L'amministrazione dello Stato significa essere un polo, neutro. È il teorico del parecchio perché, dice, dalla neutralità si può ottenere parecchio. Essere neutrale significa anche allargare i propri confini politici e rafforzare lo Stato con la partecipazione di quelle forze finora ritenute estranee alle istituzioni, come socialisti, radicali e cattolici, questi ultimi ancora legati alla non expedit, la disposizione della Santa Sede per la non partecipazione alla vita pubblica del Paese. Essere neutrale vuol dire applicare la teoria del non intervento nei confronti delle organizzazioni operaie e contadine. Lo Stato, afferma Giulitti, non ha nulla da temere dal loro sviluppo e nulla da guadagnare da una repressione indiscriminata della loro attività. Io non temo le forze organizzate, temo assai di più le forze inorganiche, perché su di quelle l'azione del governo si può esercitare legittimamente e utilmente. Contro i moti inorganici non vi può essere che l'uso della forza. Giolitti era convinto che lo Stato dovesse adattarsi alla società, quindi se la società cresceva lo Stato doveva consentirle di crescere. Rispetto ai suoi predecessori quindi ebbe un atteggiamento liberale nei confronti delle organizzazioni operaie e contadine, le lasciò crescere. Rispetto ai suoi predecessori naturalmente, il che non vuol dire che fu liberale secondo i criteri che utilizzeremmo oggi. Al governo una prima volta nel 1892, poi dal 1903 al 1914, con brevi interruzioni. Sono gli anni del lungo ministero, quello dal 1906 al 1909, delle riforme non sempre compiute ma importanti, da quella per il suffragio universale maschile, alla statalizzazione delle ferrovie, alle grandi opere come il traforo del Sempione, alle leggi speciali sul mezzogiorno, fino alle norme a tutela del lavoro femminile e minorile, al riposo settimanale obbligatorio. Quello giolittiano fu un riformismo con delle riforme. Naturalmente se noi ci aspettiamo delle riforme profonde, di struttura, delle riforme rivoluzionarie, certamente non ce ne furono. Però delle riforme specifiche e anche importanti e anche rilevanti ce ne furono. Neutrale anche politicamente parlando, il principio è machiavellico, fare ciò che si ritiene meglio applicando gli strumenti che sono più opportuni.
Così cerca l'accordo con i socialisti, ma poi, dopo il loro rifiuto, per garantirsi più ampia maggioranza in vista delle elezioni, sigla con i cattolici moderati il patto Gentiloni, per un impegno degli uni a sostenere i candidati liberali e degli altri a rispettare poi il programma cattolico moderato. Il giudizio su di lui è tra i più controversi, un grande statista, rivalutato soprattutto a posteriori, ma anche cinico nel controllo del Parlamento e dello Stato. Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie consiste in una poltrona ministeriale che trasforma un insorto in un burocrate. E spregiudicato nelle lotte elettorali. Ministro della malavita, lo definisce Gaetano Salvemini, per le pressioni esercitate soprattutto nel sud del paese per fare eleggere i candidati governativi. Uomo del sistema e del potere, moderato ma illuminato, innovatore, ma anche personaggio di mediazione e compromesso. Nel 1949 la riabilitazione, almeno di una parte dell'opinione pubblica, quando il ministro della malavita diventa con Giovanni Ansaldo il ministro della buona vita.